Bene ragazzi, ho registrato questo mio primo video tutorial di come utilizzare Ana, che mi vedete tantissimo utilizzarla in Ranked, comunque verso sulla top 500 la sto utilizzando tantissimo. Spero vi possa essere d'aiuto, spero vi possa piacere la mia prima, diciamo, video tutorial di Overwatch. Spero vi piaccia, lasciate un like e un commento. Io sono Extremi, let's go baby! Let's go baby e benvenuti a questo tutorial di Ana. Sì, dopo tutti gli streaming che sto facendo, in cui sto facendo vedere, diciamo, il... in questo caso il come gioco support in ranked eccetera eccetera, mi sono arrivate tantissime domande su come gioco Ana, il perché di determinate scelte, come faccio determinate cose, perché faccio determinate cose. Allora ho deciso, perché non fare un tutorial proprio su Ana. Per prima cosa, prima di andare a spiegare nel particolare, diciamo, le abilità, come funziona e tutto il resto, bene, voglio farvi vedere le mie impostazioni. Quindi andiamo a vedere le impostazioni. Allora, eccoci qui, siamo sulle impostazioni, sui controlli in questo caso. Molti mi chiedono che sensibilità usi, utilizzo una sensibilità molto veloce, perché? Allora, per prima cosa ragazzi, la sensibilità è una cosa personale, ognuno ha la sua sensibilità unica per se stesso, per il suo modo di giocare. Ad esempio, Ryu Sejong, che è considerato una delle migliori Ana al mondo, utilizza 1.65 di sensibilità e 1600 DPI. Io invece, con playstyle che deriva da un gioco dove bisogna usare molto i riflessi e la velocità, come Call of Duty su console, ho mantenuto un playstyle molto aggressivo, una velocità molto alta quando gioco, mi muovo a scatti molte volte cercando di passare da un avversario a un compagno, da un compagno all'altro. Per questo utilizzo 3.10 di sensibilità e 1600 DPI e ho intenzione anche di alzarla, ma questa è una cosa personale, strettamente personale, ognuno deve trovare la sua sensibilità giocando, quindi provate, vedete se vi trovate bene con una sensibilità simile alla mia e poi cercate quella più simile magari alla vostra, se no dovete abbassarla magari come Ryu Sejong, eccetera eccetera. Oltre a questo, per quanto riguarda il mirino, ragazzi, pure il mirino, stessa cosa, io utilizzo la crocetta perché mi trovo meglio, la vedo meglio, quindi in alcune situazioni, quelle in cui c'è molto casino eccetera eccetera, riesco a mirare tranquillamente da un compagno all'altro, tra un compagno e l'altro, perché riesco a vedere bene il mirino, e per questo utilizzo il colore giallo, anche se molti giocatori utilizzano quello verde perché è uno dei colori che si vede di più, che è più percepibile all'occhio umano, o questo, diciamo, azzurro, questo verde acqua. Oltre a questo, una cosa importante di Ana è la sensibilità quando si ha lo zoom, quando si è nello scope, cioè nel mirino, col mouse 2, col mouse destro. Bene, io utilizzo 37, che più o meno 37 dovrebbe essere un rapporto di 1 a 1, cioè è la stessa velocità che si avrebbe quando non si mira, quindi per avere, diciamo, una sensibilità in questo caso omogenea anche quando sto mirando. Comunque, io utilizzo 37. Oltre a questo, un'altra cosa basilare di cui bisogna parlare di Ana, ve la voglio far vedere all'interno dell'addestramento. Vi voglio far vedere con i bot una cosa importantissima. Sto parlando dei quickscope e la differenza tra sparare in questo caso con i quickscope e senza. Ok, eccoci qua, siamo qui nel training e ora voglio farvi vedere la differenza. Quando si spara senza mirare, questa è la differenza. Come vedete, c'è... spara evidentemente più veloce che quando si mira, perché guardate, c'è come una sorta di ritardo quando si mira, un piccolo e brevissimo ritardo. Bene, perché questa cosa? Perché ovviamente quando si mira il colpo diventa praticamente istantaneo, mentre quando non si mira il colpo viaggia nel tempo. Come vedete si vede proprio il colpo che viaggia. E ora vi metterò in parallelo sia quando sparo, in questo caso mirando, sia quando sparo senza mirare, così potrete vedere da soli. Bene, avete visto in questo caso che il colpo arriva istantaneamente quando si mira. Per questo motivo una cosa consigliabile da fare sono i quickscope, cioè questo. Quando lo scope si ingrandisce, quando arriva l'ingrandimento e compare in questo caso la freccetta, perché come vedete quando si mira la freccetta sparisce, quando ricompare la freccetta sparare istantaneamente e lasciare il mouse 2. Perché questa cosa? A che serve? Prima cosa, per colpire quei target che si muovono più velocemente, come può essere un Genji o una Fara in aria, un Soldier che salta, la stessa Ana, un Lucio, eccetera eccetera. Sia per curare sia per fare danno, perché se magari contro avete un Genji è più facile prenderlo mentre salta facendo un quickscope così. Ma la vera domanda è:
Come si fa un quickscope? Allora, per prima cosa ricordate che potete usare questa tecnica sia per i compagni sia per sparare agli avversari, ed è molto utile quindi per curare target a cui serve un colpo, una cura istantaneamente, velocemente, sia è molto utile per quando bisogna, in questo caso, colpire un nemico, sia in uno scontro 1v1 e bisogna muoversi. Ricordatevi che quando mirerete sarete più lenti, quindi assolutamente è un'ottima cosa da fare, si può fare anche in salto comunque. Quindi ricordatevi questa cosa. Ora vi farò vedere con la cam come dovete premere i tasti sul mouse per poter fare un quickscope. Allora, eccoci qua. Ora vi farò vedere come fare un quickscope. In questo caso prendete il tasto destro e come arriva il mirino lo lasciate. Deve essere un movimento destra-sinistra. Destra-sinistra e lasciate. Destro, lasciate sinistro. Perché una volta che si avvia lo scope, in questo caso ci mette un pochino a ritornare alla posizione iniziale di prima. In questo caso potete sparare e fare il quickscope quando siete qua. Vedete? In questo caso, se lo fate troppo velocemente, così, vedete, non sparerà. Quindi ricordatevi che dovrete imparare bene il timing per fare questa cosa. Potete andare in questo caso come sto facendo io, in questo caso nel training, per poter imparare a farlo al meglio. Ricordatevi che deve essere un movimento che fa mouse, premete mouse 2, lasciate mouse 2, premete mouse 1, lasciate mouse 1. Non dovete premerli contemporaneamente perché viene come una sorta di effetto di ghosting, guardate. Così e rimane, ma se facciamo così, vedete, non spara perché sono stato troppo veloce. Dovete cercare di trovare la giusta, il giusto timing nel farlo. Allo stesso tempo, ricordatevi che se sarete troppo veloci rischierete di arrivare in modalità mirino che non sparerà l'arma. E avrete quindi una sorta di secondo di ritardo in che perderete magari per una cura o per fare del danno. Ricordatevi, è molto importante questa cosa. Ricordatevi, il quickscope sono una cosa molto importante che vi possono aiutare sia a voi per vincere un 1 contro 1, come può essere contro un avversario, un target in questo caso molto squishy, perché ovviamente, diciamo, Ana deve attaccare quelle tipologie di target, allo stesso modo per curare un compagno che ha bisogno di una cura istantanea, come può essere un Genji che è in salto, sta shiftando, una Tracer e così via. E vi può aiutare pure per combattere contro i flanker, che sono, diciamo, una delle dannazioni principali di un character come può essere Ana. Ma ora andiamo a parlare di quelle che sono le abilità di Ana. Allora, Ana quando colpisce un avversario fa ben 80 di danno, mentre invece quando colpisce un alleato cura di 75. Allora, la velocità dei proiettili in questo caso sono di 85,5 metri al secondo senza mirare, mentre è praticamente istantaneo se mirate. I colpi che può sparare in questo caso sono 1,25 al minuto. Ha 10 colpi all'interno del caricatore e ci vuole 1,5 secondi per ricaricare. Oltre a questo bisogna parlare degli effetti, in questo caso, delle sue abilità. Per prima cosa parliamo dello shift, che è lo slip dart. Lo slip dart praticamente è un proiettile che viene tirato in linea retta dove si sta mirando, che in questo caso addormenta per 5,5 secondi un avversario e basta toccarlo per farlo rialzare in piedi. Per rialzarsi in piedi da uno slip ci vogliono 0,5 secondi ed ha un cooldown di 12 secondi facendo 5 di danno, quindi si può usare per, diciamo, combare su una Tracer e ucciderla in questo caso. Se avete, diciamo, la possibilità di fare pozza più sparo più cazzotto, ovviamente è stata già precedentemente slippata, potete fare una combo completa e ucciderla. Ma lo slip come deve essere usato effettivamente? Lo slip deve essere usato effettivamente su quei target grossi che, diciamo, hanno in questo caso la priorità, perché possono fare un elevato danno. In questo tank che è composto solamente da meta, uno slip su Reinhardt in charge o su un Rodog che viene grabbato o uno slip su un personaggio che viene grabbato dal vostro Rodog possono salvare la partita. Perché slippare un personaggio che viene magari uccato? Perché così non può rispondere utilizzando una delle sue abilità, come può essere una Zarya o allo stesso modo un Rodog che può sparare sul vostro Rodog. Questa è una cosa importantissima che dovete tenermi a mente. Un'altra cosa importante dello slip è cercare di capire i movimenti dell'avversario. In questo gioco i personaggi saltano tantissimo, quindi una cosa molto importante è riuscire a capire la traiettoria del salto dell'avversario, prevederla e sparare. Un altro consiglio che vi posso dare è di mettervi in delle posizioni, in questo caso, dove voi possiate sparare, in questo caso, in un corridoio, diciamo in un cono davanti a voi, e slippare qualcuno. Questa è una cosa molto importante e molto utile, riuscire a trovare delle posizioni in cui potete fare degli slip facili e semplici. Sui target più grandi si tratta ovviamente di prediction, mentre invece quando si tratta di target più piccoli cercate di mettervi in una situazione che voi siate in grado, in questo caso, di slipparli.
Dopo aver parlato dello slip, beh, bisogna parlare anche della granata biotica, la Biotic Grenade. La Biotic Grenade in questo caso è un proiettile che viene lanciato che ha un effetto splash, cioè una volta che colpisce una superficie si espande in maniera, in questo caso, diciamo a sfera. Come bisogna utilizzarla e cosa fa? Allora, per prima cosa fa 60 di danno e blocca qualsiasi cura per 5 secondi al bersaglio. Quindi se voi colpite ovviamente degli avversari vi dà un boost incredibile perché potete ingaggiare, avete quei 5 secondi in cui gli avversari o determinati personaggi non possono curarsi. E qui l'unico modo per salvarsi è scappare, aspettare che passi 5 secondi o avere uno scudo di Zarya. Quindi assolutamente una cosa fortissima e bisogna saperla usare. Oltre a questo, non solo blocca le cure, ma aumenta del 100% le cure sui target alleati, quindi è ottima nelle situazioni di difficoltà oppure su, proprio su se stessi, per poter in questo caso sopravvivere magari a un elevato danno, come può essere magari dentro un pompagaton di Zarya, tirarsi la pozza e sfruttare magari la cura di Lucio, quindi assolutamente, o per aiutare un target che viene focussato. Il cooldown è 10 secondi. Una cosa importante, anzi, è imparare le traiettorie della granata per inventarsi dei modi per utilizzarla. In questo caso imparatevi sulle mappe, guardando magari queste clip che ho fatto, per vedere alcuni punti di lancio della granata. Dovete cercare di essere fantasiosi, di inventare, di capire, in questo caso, l'area d'effetto, che è di 4 metri della granata, e di riuscire, in questo caso, ad utilizzarla. Voi mi direte, sì, va bene questa cosa, ma non bisogna solo usarla in questo modo per ingaggiare o per salvare i compagni. Effettivamente avete ragione, una cosa che si può fare con la granata è utilizzarla durante il grab del Rodog o il pin del vostro Reinhardt o quando il vostro Reinhardt viene pinnato, sia per salvarlo sia in questo caso per dare una chance di sicurezza di kill sul target preso o pinnato. Quindi ricordatevi, quando vedete il vostro Reinhardt pinnare, tirategli dietro la pozza che lo va a seguire, che può avere doppia funzione, sia di salvare il vostro Reinhardt sia in questo caso di bloccare le cure al target pinnato, sempre se viene pinnato. Ricordatevi, questa è una cosa importantissima e vi può aiutare a caricare la ulti. Ma ora parliamo della ultimate, del Nano Boost. Come deve essere usato il Nano Boost? A cosa serve il Nano Boost? Allora, il Nano Boost come funziona? Bisogna targettare, in questo caso, un personaggio e per ben 8 secondi avrà un boost. Questo boost cosa fa? Aumenta del 50% il danno, diminuisce del 50% i danni subiti e un tempo aumentava anche il radio di fuoco e la velocità del ben 50%, ma ora è stata patchata questa cosa, quindi non ci saranno più, diciamo, dei target che voleranno a velocità inaudite come poteva essere un Genji o un Beyblade Reaper. Come bisogna usare il Nano Boost? Il Nano Boost, sì, ok, deve essere usato sui target che hanno le ulti, ma a volte si può utilizzare anche su altri target, come può essere un Reinhardt che va in pin o per salvare un compagno di squadra. Molte volte è una cosa ottima utilizzare un Nano Boost su un target che bisogna salvare, perché una volta che quel target si riprende nano boostato può creare un disagio enorme all'interno del, diciamo, delle linee nemiche, come quando magari il vostro Reinhardt viene shatterato, tutti si metteranno a focussarlo, voi tirate pozza più nano boost, lo tenete su, lui si rialza e smartellerà tutti come se non ci fosse un domani. Quindi assolutamente queste sono cose molto importanti. Ovviamente ci sono combo più semplici come tirarlo su una Zarya full charge, tirarlo sul Rodog durante la porcata o durante un hook, tirarlo sul Soldier che pure senza nano, senza visore, scusate, sarà veramente veramente forte. Allo stesso tempo su una Fara, perché una Fara che fa già 120 di danno con lo splash damage fa ben 180 di danno, quindi quasi one shot tutti i target support o comunque squishy come un McCree, un Soldier, un Ana, uno Zenyatta, un Lucio, eccetera eccetera. Bisogna parlare di un'altra cosa, di un altro fattore importante di Ana. Ana, facendo 80 danni al, diciamo, al colpo, è anche un ottimo DPS, perché avendo un fucile a cecchino può fare delle pick. È molto importante che voi scegliate i giusti target da focussare e che sfruttiate il fatto dei quickscope per, diciamo, fare del danno su un avversario, se non riuscite a killarlo, comunque farlo beccare o fargli sprecare le sue abilità per riuscire a rimanere in vita. Quindi è molto importante questa cosa, perché ragazzi, 80 di danno fanno alla fine la differenza. Ricordatevi che voi avete la possibilità di fare questi quickscope istantanei e velocissimi che vi possono dare la possibilità di vincere anche contro gli stessi flanker, perché voi potete rimanere in vita grazie alla pozza, lo slip e tutte queste altre cose. Vi dà il tempo di raggrupparvi con i compagni o proprio di fare una kill. Importantissimo quindi sapersi posizionare all'interno della mappa, sia per curare sia per cercare di fare le pick, perché una pick fatta da Ana è importantissima e può cambiare veramente la partita.
Dato che stiamo parlando di posizionamento, bene, qual è il posizionamento che deve avere Ana? Sfruttare sicuramente l'high ground, cercare di giocare dietro ai tank o comunque dietro a quelli che sono i target più grandi. Allo stesso modo cercare di esporsi il meno possibile, se non per tirare la pozza o per tirarsela sotto i piedi e per pozzare tutti gli avversari intorno a sé. Ricordate che è molto importante come vi mettete sulla mappa, perché un'Ana che si mette in una posizione sbagliata è facilmente, in questo caso, prendibile, specialmente non può andare a boostare magari determinati target. Voi dovete sempre immaginare come se abbiate un cono davanti a voi in cui dovete curare, fare danno, tirare pozze e tirare le vostre abilità. Dovete sempre cercare di seguire gli avversari e allo stesso modo il vostro team, di rimanere sempre dietro lo shield e di utilizzare qualche struttura o comunque qualche oggetto della mappa per cercare di evitare dei danni o comunque di nascondervi, di non far capire dove siete. Sfruttate molto questa cosa, il posizionamento tattico è importantissimo, e per impararlo, beh, non c'è nient'altro da fare che giocare, trovarsi, diciamo, sempre contro la stessa situazione e capire come risolverla. Io spero vi sia piaciuta questa guida, spero che abbiate capito un pochino più di cose su Ana o come utilizzarla e le sue abilità e perché faccio determinate scelte quando la uso. Io non sono main Ana, vi ricordo, sono main Lucio. Spero vi sia piaciuto questo video, bene, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci becchiamo in streaming. Let's go baby!